Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Punto, che oggi parte da un tema che interessa davvero tutti, un tema di pubblica utilità. Parleremo del ciclo dell'acqua. Lo faremo con due ospiti che sono Gianluca Longo, presidente del consiglio di amministrazione del consorzio che gestisce il depuratore consortile di Mascali, e con Carmelo Caltabiano, che è dirigente del settore tecnico del comune di Lingua Glossa, già consigliere di opposizione del comune di Mascali. Con lui ci occuperemo in diverse puntate di alcuni temi, appunto, che riguardano davvero il nostro quotidiano, in modo tale da poter dipanare meglio, diciamo, determinati argomenti forse non immediatamente accessibili a tutti. Allora, oggi si parla di ciclo dell'acqua. Iniziamo partendo un po', possiamo dire, dalla fine di questo ciclo, quindi che va dalla fornitura alla depurazione. Partiamo dalla fine, diciamo, Gianluca Longo, cos'è intanto il depuratore e di cosa si occupa il consorzio che gestisce appunto il depuratore consortile? Allora, il consorzio gestisce un impianto di depurazione consortile fra i comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiume Freddo di Sicilia e Sant'Alfio, anche se Sant'Alfio fa parte del consorzio, ma ancora non è allacciato alla rete che porta i reflui al depuratore. Gestisce appunto l'impianto di depurazione che tratta i reflui provenienti da questi quattro comuni. Il trattamento avviene con un normale ciclo biologico, un impianto di tipo tradizionale, con scarico del reflu depurato sul torrente Macchia. L'occasione appunto per inserire il discorso del ciclo idrico integrato è appunto la gestione consortile, perché è un impianto che viene gestito in comune tra cinque comuni. E quindi dà lo spunto per la gestione del servizio idrico integrato, perché potrebbe essere l'occasione per gestire anche le reti acquedotto e fognature, e quindi chiudere il sistema integrato. Peraltro noi abbiamo avuto come CDA, abbiamo avuto mandato dai sindaci costituenti il consorzio appunto di studiare, di valutare la possibilità di gestire in maniera unitaria anche le reti, per in qualche modo vedere se nella normativa è prevista la possibilità di poter gestire in house il servizio idrico integrato. Oggi, come funziona questo? Cioè, è efficiente come Il servizio? depuratore è efficiente nei limiti della portata che arriva, nel senso che è storia attuale. Nel 2016 il depuratore è stato oggetto di un'indagine della magistratura, della Procura della Repubblica, perché arriva in alcuni periodi dell'anno, in alcuni momenti della giornata, arriva un eccesso di portata rispetto alla capacità depurativa dell'impianto. Questo problema ad oggi è stato in parte risolto, perché si sono ridotte in percentuale le portate in arrivo al depuratore, e in condizioni ordinarie viene trattato tutto il reflu che entra. È chiaro che è un sistema che però lavora sempre sotto sforzo, perché tratta un po' di più di quella che è la sua capacità di progetto. Noi siamo comunque, come impianto di depurazione, in procedura di infrazione, e la procedura di infrazione ha dato l'opportunità di accedere a dei finanziamenti. C'è un accordo di programma quadro con la delibera CIPE 60 2012, che ha dato
un finanziamento di oltre 24 milioni. Con questo finanziamento è prevista la realizzazione di un terzo e quarto, di un terzo e quarto modulo che dovrebbe portare poi la capacità del depuratore a quella idonea per trattare tutti i reflui del comprensorio. Nel progetto oggetto di finanziamento è prevista anche la condotta sottomarina e l'ampliamento delle reti nelle zone dei comuni non servite da reti fognarie. Carmelo Caltabiano, parliamo del ciclo integrato, di questo sistema idrico integrato. Sì, la questione, l'ingegnere ha già ben introdotto la questione della depurazione, il problema della depurazione con tutte le evidenti problematiche che si sono manifestate negli anni, in particolare appunto sulla capacità del depuratore di andare a trattare interamente quello che appunto il reflo che arrivava al depuratore stesso. Sicuramente negli ultimi anni è migliorato, la questione è che a monte, cioè quello che invece è il servizio idrico di adduzione, non è proprio efficiente in buona parte purtroppo delle realtà locali. Perché, non so perché l'ha omesso l'ingegnere, ma avrà i suoi buoni motivi, ma il vero problema è che effettivamente giare porta al depuratore una quantità di reflo maggiore rispetto a quello per il quale era autorizzato a fare, e quindi escludendo, non solo impedendo al depuratore di fare appieno quello che è il proprio lavoro, ma soprattutto impedendo ad altri comuni di scaricare interamente quelle che erano le percentuali assegnate. E questo purtroppo è dato dal fatto che le reti idriche, in particolare nel territorio gerese dove le fognature sono miste, le reti idriche probabilmente hanno delle perdite di rete notevoli che immettono nella fognatura che poi conduce al depuratore una quantità di acqua che magari è in una quantità eccessivamente superiore a quelle che erano le possibilità per il comune di Giare, ma anche le potenzialità del depuratore. Parlando invece più in generale del servizio idrico integrato, quindi delle reti di adduzione, il problema che si porrà da qui a breve per tutte le realtà locali è quello che l'ambito territoriale, cioè l'ATI di Catania, l'ambito territoriale idrico, ha imposto e starà per diciamo, cooptare tutte le realtà locali in una gestione unica del servizio idrico. E quindi probabilmente alcune realtà, come possono essere quelle del nostro comprensorio ionico Etneo, dove fortunatamente la risorsa principale, cioè la risorsa l'acqua, è disponibile in grandi quantità, potrà portare queste realtà locali a un aumento dei costi di gestione piuttosto che invece a una loro ottimizzazione, perché dobbiamo precisare che gli ambiti territoriali nascono per ottimizzare le gestioni, quindi per rendere efficienti le gestioni, ma molto spesso e soprattutto nel sud Italia conducono piuttosto che una ottimizzazione delle gestioni, un efficientamento della gestione stessa, piuttosto invece spesso portano a un aumento dei costi. Dove in passato nelle realtà locali siciliane ci sono state esperienze di ATO che hanno avviato il ciclo di gestione dell'acqua prima che venissero introdotte appunto le ATI attuali, soprattutto nel palermitano, abbiamo visto di realtà invece che sono andate fallite, oltre a un aumento considerevole dei costi poi sul cittadino che è l'utente finale del servizio idrico stesso. Per cui quello che io mi sento di proporre in questa sede, per quello che può valere, è quello di sollecitare piuttosto il consorzio e i sindaci che ovviamente ne fanno parte di questo consorzio a percorrere il più velocemente possibile la strada che possa portare invece ad una gestione del servizio idrico integrato completo nel comprensorio appunto almeno di questi cinque comuni. L'ingegnere prima di questo nostro incontro mi precisava che dovrebbe addirittura questo consorzio ampliarsi ad altri due comuni, che è la realtà di Santa Venerina e di Zafferana, mi pare Grazie. ricordo bene.
Quindi anche, diciamo, andando verso nord, cioè estendendo lo stesso ragionamento ai comuni invece verso nord, che possono essere Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, perché poi alla fine così si chiude completamente l'ambito territoriale del comprensorio ionico etneo, dove noi sappiamo per certo invece che la risorsa idrica è quella che non manca nel nostro comprensorio, perché abbiamo la fortuna di avere, diciamo, una produzione di acqua da parte della nostra amata e a volte che ci preoccupa Etna. Per cui approfittare dell'occasione, diciamo, di questi tempi stretti che ci pone l'ATI per porre invece in essere dei ragionamenti significativi, di valutare in maniera efficace ed opportuna la possibilità di chiudere il ciclo della gestione dell'acqua in un ambito dove, appunto, ripeto, per l'ennesima volta abbiamo la fortuna di avere la risorsa. La risorsa è da costi piuttosto contenuti. Per quanto riguarda quelli che sono i problemi di carenza idrica che riscontriamo sempre più, in maniera sempre più frequente in alcuni paesi, per esempio Fiume Freddo di Sicilia, da qualche tempo a questa parte vive il problema della carenza idrica. C'è un problema legato sempre a questo ciclo, oppure... Ma questo purtroppo è paradossale, perché, ripeto, di questo non c'è bisogno nemmeno di dimostrazione particolare. Noi non abbiamo problemi di risorse, come non ce l'ha in particolare il comune di Fiume Freddo, la fonte che poi addirittura porta, mi pare che siano 1000 litri al secondo al comune di Messina, la fonte che si trova nel territorio di Fiume Freddo. Il problema invece è legato alle reti. Noi abbiamo delle reti che molto datate, una crescita, c'è stato un momento in cui la crescita urbanistica è stata magari esplosa e non sono state realizzate adeguate reti, ma soprattutto non sono state nel tempo mantenute o sostituite le reti esistenti. Quindi, diciamo, il passaggio strategico sta nel realizzare nuove reti con dei controlli il più moderni possibile, perché oggi esistono dei sistemi di telecontrollo delle reti che ci consentono di capire in tempo reale che cosa sta passando in una determinata rete, o addirittura di misurare presso le utenze in tempo reale i consumi idrici o addirittura avvisare per consumi anomali l'utente stesso che di quanto in maniera anomala stia consumando la sua utenza. Quindi non è che oggi mancano gli strumenti, secondo me manca più invece la volontà politica di occuparsi di determinati problemi che per lungo tempo invece sono stati sottaciuti o trascurati, come può essere il problema dell'acqua, come è stato quello dei rifiuti. E poi invece ci troviamo da un momento all'altro a dover stringere necessariamente i tempi, e poi la scelta che si fa non va a risolvere il problema, piuttosto lo va ad aggravare. Quindi oggi, ripeto, non c'è un problema di risorse, c'è un problema di gestione. E proprio per questo, siccome è dimostrato, e lo dicono, diciamo, tutte gli studi fatti nel settore, è dimostrato che le gestioni dei singoli comuni non sono efficienti, salvo casi appunto rari, oppure in certi casi ci possono essere significativi miglioramenti, perché materialmente i comuni non sono strutturati per poter gestire servizi a rilevanza industriale, come può essere il settore del servizio idrico. Però certamente può gestire in maniera a rilevanza industriale meglio il consorzio. Il consorzio potrebbe strutturarsi in maniera adeguata per poter gestire in maniera più efficiente il sistema idrico. Ingegnere Longo, a tal proposito, appunto, quindi parlando di gestione, cosa possiamo... No, infatti sono il mio, diciamo, pensiero è assolutamente in linea con quello appena appunto citato, e proprio in tal senso era stato, come le dicevo prima, era stato dato mandato dei sindaci per valutare la possibilità di avere
estendere il mandato del consorzio, quindi oltre alla gestione dell'impianto di depurazione consortile, la gestione anche delle reti per appunto avere la possibilità di gestire direttamente in house il servizio. Proprio sfruttando la valenza che noi abbiamo già l'impianto di depurazione, e quindi andando a gestire reti acquedottistiche e reti fognarie, si chiude il cerchio, che è una delle condizioni necessarie per poter avere la gestione diretta del servizio, cioè quello di chiudere il servizio, di avere acquedotto, fognatura e depurazione. Ok, andando a chiudere, diciamo, l'argomento, parliamo di tariffe. La tariffa è, diciamo, quel risultato che dovrebbe venire fuori da un'analisi di quelli che sono i costi, perché la legge, prima la legge Merloni, ma poi la 152 alla fine del 2006, prescrivono che la tariffa deve coprire i costi del servizio. La questione è che il calcolo della tariffa nell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni con la competenza passata all'autorità per l'energia anche sull'acqua e più di recente addirittura anche sui rifiuti, ha impedito che le tariffe potessero essere messe a punto dai comuni con una gestione in economia. Piuttosto invece l'ARERA predilige che le tariffe siano messe a punto da ambiti territoriali, o perlomeno ha approvato delle tariffe a quelle società che gestiscono grossi volumi di acque e di utenze. Tant'è vero che tutte le tariffe messe a punto dai comuni non sono state approvate dall'ARERA, ma sono state approvate invece le tariffe di quelle società più significative che nel nostro ambito territoriale di Catania, per esempio, sono state approvate le tariffe dell'Acoset, della Sidra, che gestisce il comune di Catania, i comuni di comunque etnei più in generale, poi l'altra società che si occupa di acque di Paternò è quella di Acireale. Queste sono le quattro tariffe che sono state approvate dall'ARERA. Certamente i comuni però sono comunque chiamati a coprire i costi di servizio con la tariffa che hanno. Molto spesso queste tariffe derivano da regolamenti datati e devono appunto dividere tra le varie utenze il costo del servizio. Allora, se noi abbiamo un costo del servizio molto alto, è ovvio che avremo delle tariffe alte, e questo è dove bisogna in qualche maniera intervenire. Cioè, se noi riusciamo con delle gestioni efficienti, come potrebbe essere una gestione consortile, ad abbassare i costi, a tenere quantomeno sotto controllo i costi, perché ci sarebbe anche una vicinanza dell'utenza rispetto al soggetto che deve gestire il servizio, e quindi una pressione sociale più immediata nei confronti del soggetto che deve gestire il servizio, allora in questo caso ci potrebbero essere delle tariffe più aderenti a quelle che sono anche le capacità di pagare della cittadinanza stessa. Se invece noi perdiamo questa opportunità di occuparci in maniera diretta del servizio idrico e alla fine saremo cooptate da queste grosse società, perché l'indirizzo, se vogliamo parlarci chiaro, è quello lì, che le quattro maggiori società in house che ci sono in provincia di Catania possono consorziarsi tra di loro e assorbire interamente la gestione del servizio idrico integrato nell'intera provincia di Catania. Dobbiamo anche immaginare che noi cittadini di questo comprensorio poi ci troveremo un gestore assolutamente distante, perché oggi se manca l'acqua il primo soggetto con cui ce la prendiamo è il sindaco, domani se manca l'acqua non sappiamo nemmeno chi dobbiamo andare a cercare. Un conto invece è se è un soggetto più vicino alla cittadinanza, quale appunto può essere, e ne sono più che convinto, il consorzio consortile, ci sarà questo rapporto utenza gestore sicuramente più immediato e più vicino, che possa meglio rispondere a queste esigenze. Quindi i cittadini cosa si devono aspettare, oggi come oggi?
per quanto riguarda appunto i costi. Tempi bui. Tempi bui. Secondo me tempi bui. O veramente ci svegliamo dal torpore e assumiamo delle iniziative significative, diversamente ci aspetteranno tempi bui. Questa è la mia amara, diciamo, analisi sotto questo profilo. Non so come la pensa l'ingegnere. No, la mia considerazione è che di fatto la gestione negli anni passati delle reti è stata abbastanza deficitaria, quindi di certo ci vuole un cambio di approccio, la gestione delle reti, delle infrastrutture, quindi di quello che è reti acquedottistiche, reti fognarie e depuratore, deve essere fatta con un'ottica diversa, con un'ottica più industriale, programmando gli investimenti, non andando semplicemente a fare il minimo indispensabile di manutenzione solo quando serve. Infatti. Certo, ci vuole una programmazione senza dubbio. Però è importante veramente che ci si svegli dal torpore, perché diciamo, le condizioni ormai di tempo sono al lumicino, cioè non è che abbiamo tutto questo tempo per poter scegliere. Fatta salva, diciamo, una modifica legislativa, che immagino che non ci sarà, una modifica legislativa radicale che riporti la gestione dell'acqua a soggetti più vicini, diciamo, ai cittadini. Ma diversamente, se continuiamo con questo percorso, saremo assolutamente cooptati da queste società in house e diciamo, il governo di queste società certamente non sarà fatto dei comuni di piccola dimensione come possono essere i nostri, perché noi nella nostra realtà Giare, Riposto, Mascale, che sia, si possono considerare delle grandi realtà, ma nella nostra realtà, nella misura in cui noi dovremmo confrontarci invece con realtà di popolazione decisamente superiore, come può essere già solo Catania, ci coopta e poi noi, diciamo, dovremo pietire per l'acqua, o peggio ancora, quando ci saranno dei disservizi non sappiamo nemmeno a chi doverci rivolgere. Ma i singoli comuni cosa possono fare per... Quello che abbiamo detto, andare avanti rispetto a questa indicazione che hanno dato al consorzio e stilare proprio un piano economico finanziario, un piano industriale che possa ampliare il raggio di azione del consorzio dalla depurazione e estenderlo fino alla gestione delle reti. Va bene. Allora, io ringrazio Gianluca Longo e Carmelo Caltabiano per essere stati con noi. E con Carmelo Caltabiano ci rivedremo nelle successive puntate, e prima di passare alla seconda parte ascoltiamo questo servizio della redazione sportiva che fa il punto sullo sport. Amici sportivi del Punto, buonasera da Alberto Facchi. Oggi non si può che parlare del Giarre 1946 che ha alzato al cielo la Coppa Italia d'Eccellenza. Una finale che è durata oltre 2 ore, visto che per battere la San Cataldese ci sono voluti i calci di rigore. 0-0 persino dopo i tempi supplementari. Mister Rapisarda si gioca quindi gli ultimi cambi e fa subentrare Colonna, il portiere titolare del Giarre, pur mantenendo l'under in campo. Una vittoria che passa inevitabilmente dalle mani di quest'ultimo, perché la gara è stata vinta dal Giarre Calcio ai calci di rigore con il punteggio di 5-4. Decisivo il rigore parato da Colonna, ma sugli scudi, a onor del vero, bisogna anche citare i calciatori del Giarre che hanno battuto e segnato i propri calci di rigore, ovvero Abate, Leotta, Maimone, Zappalae, Cocimano. Sicuramente un ottimo viatico per la squadra gialloblu, che può continuare così il suo percorso del campionato di eccellenza con un trofeo già messo in ghiaccio.
Lo scorso fine settimana l'Istituto Sacro Cuore di Giarre ha ospitato un evento importante organizzato dall'Associazione Padre Pio col patrocinio del Comune di Giarre, una conferenza sul rapporto genitori-figli tenuta dallo psicologo Salvo Noè. Ripartire dall'ascolto, creare momenti di confronto e di reale contatto umano, trovare il tempo per noi e per l'altro. Si è parlato anche di questo, di comunicazione, nell'incontro tenuto dal dottor Noè. Verterà sulla comunicazione, su come si può avere un buon rapporto tra genitori e figli e quindi come possiamo avere più capacità di ascolto, più capacità di trovare soluzioni alla nostra vita, perché delle volte c'è una difficoltà di comprensione all'interno delle famiglie, un po' perché i genitori sono presi da tutti i problemi che ci sono, un po' anche perché i figli sono distratti dalla tecnologia, da tutti quegli aspetti che i mass media mettono in atto, e allora dobbiamo trovare un modo per ritornare a guardarci negli occhi, a ascoltarci. Questo può essere un buon viatico per ritornare a un dialogo e questa sera cercherò di dire come si può fare. Abbiamo chiesto al relatore di enuclearci i punti focali della conferenza. Sì, cercheremo di dire gli stili familiari da un punto di vista della comunicazione e quindi ci sono degli stili iperprotettivi, ipoprotettivi, ipercritici e cercheremo di capire come questi stili possono portare a delle difficoltà. E poi c'è anche uno stile funzionale che è quello che ci permette di trovare una buona quadra tra genitori e figli e quindi trovare un dialogo che sia adeguato. Da qualche tempo Salvo Noè, noto anche per il cartello donato a Papa Francesco in cui esorta a non lamentarsi, tendenza oggi sempre più diffusa anche quando non ci sono reali motivi, ha avviato una collaborazione col Papa. Gli abbiamo chiesto in cosa consiste. Innanzitutto da un rapporto di amicizia con Papa Francesco e poi ho imparato molto da lui e quindi adesso sono una delle persone più vicine a Papa Francesco e cerchiamo insieme di trovare soluzioni anche da un punto di vista comunicativo per dare dei suggerimenti alle persone, perché oggi c'è smarrimento, c'è paura, c'è difficoltà e allora trovare dei punti di riferimento è importante e con il Papa stiamo cercando di effettuare tutta una serie di protocolli e tutta una serie di meccanismi che possono portare ad avere più chiarezza e più possibilità. Nell'era della comunicazione si vive paradossalmente una carenza di essa. Sì, perché la comunicazione tecnologica ha fatto perdere lo sguardo, ha fatto perdere la possibilità di incontrarci fisicamente e quindi ha messo in atto una barriera. Sì, aumentano i mezzi di comunicazione, però aumentano le solitudini, aumentano le difficoltà comunicative, perché in effetti non ci incontriamo più da un punto di vista dello sguardo. E allora dobbiamo ripartire dall'inizio, da quando la parola era un modo per incontrarsi e quando l'incontro significava anche chiarirsi, potersi vedere e quindi trovare soluzioni insieme. E l'obiettivo di questa conferenza è anche questa. L'Associazione per i diritti del malato Padre Pio opera sul territorio da ben 25 anni, ma lo fa in maniera silenziosa e senza cercare la luce dei riflettori, cercando piuttosto di risolvere problematiche serie. Il presidente Mariella Casella ci ha spiegato di cosa si occupa la Ollus e perché i volontari hanno voluto organizzare questo evento. L'incontro di questa sera è stato ritenuto da noi importante come associazione che si chiama Associazione per i diritti del malato Padre Pio, che è presente sul territorio da oltre 25 anni. È un'associazione di volontariato, anche se noi l'abbiamo tenuta sempre un po', diciamo, non alla ribalta, ma ha lavorato in maniera silenziosa, però attiva, gli ha dato sempre ascolto a quelli che sono i problemi delle persone, magari lasciate un po' agli angoli della nostra società. Ecco perché oggi, grazie anche al patrocinio del Comune di Giarre, ho trovato questa sensibilizzazione anche da parte delle istituzioni a stare vicini a quelli che sono questi problemi. E quindi ho ritenuto bello creare una serata importante in modo da dare valore, aggiungere un valore e soprattutto ascoltare chi ha oggi problemi, quindi in ogni caso metterci il cuore che è, diciamo, al primo posto. Il fatto di essere qui stasera e vedo di coinvolgere tanta gente, ho visto che tanta gente è stata aperta a questo, diciamo, a questo invito, capisco che abbiamo bisogno di sentire, ma più che altro di ascoltare.
e spero che da questa serata, presieduta dal dottore Noede, che ci ha dato la possibilità anche di incrociare, diciamo, questo lavoro fatto da noi insieme a lui, per dare voce soprattutto a quelli che sono i problemi che viviamo ogni giorno con i ragazzi nella scuola e anche con chi oggi ha una malattia o altri problemi, di trovare una persona sempre aperta all'ascolto. Alla conferenza era presente anche il primo cittadino di Giarre, Angelo Danna, che felice di prendere parte a questo momento di formazione e condivisione ne ha sottolineato l'importanza per l'intero Interland. È l'occasione, e ringrazio l'associazione per questo, di affrontare un tema importante, quello rapporto genitori-figli, spesso frutto di, come dire, di tante preoccupazioni oppure di tante incertezze, perché il ruolo di genitore è uno dei più difficili e spesso si va avanti più per stereotipi o per preconcetti che non sempre aiutano nel caso concreto a sapersi relazionare, a saper sviluppare questo tema. Tra l'altro hanno invitato e abbiamo l'onore di ospitare stasera Giarre una persona che ha dedicato tanto per quello che è il rapporto relazionale a tutti i livelli, il professor Noè, che ovviamente avrò modo di ringraziare e che sicuramente saprà dare a tutti i partecipanti quegli giusti stimoli di riflessione, perché poi ritengo che ognuno ovviamente è protagonista di questi rapporti, ma certamente questi suggerimenti, queste esperienze, questo modo di approcciarsi alla relazione genitori-figli sarà importante per tutti noi che ascolteremo poterlo poi in concreto tradurre nella realtà. Allora, ritorniamo con altri ospiti, cambiamo completamente argomento e diamo il benvenuto a Sandy Sciuto e Ture Most. Allora, presentiamo intanto Sandy Sciuto. Sandy Sciuto è un avvocato, possiamo dirlo, ma coltiva una passione smisurata per l'arte, in particolare per la musica e per la scrittura, per la letteratura. È nata il 4 marzo come Lucio Dalla, in mancina come Mozart, Steve Jobs e Da Vinci. Si definisce un'esteta per vocazione e innamorata della Sicilia. La musica, dice, è il suo stupefacente preferito e divora libri praticamente dall'estate del 97. È caporedattore della sezione spettacolo della testata Social App. È una citazione che mi piace molto, perlomeno una frase in cui un po' racchiudi il tuo essere: e io sono tutti i limiti che supero. Allora, benvenuta. Grazie, buonasera. E invece Ture Most è un cantautore, diciamo che ti conoscono in tanti, non ha bisogno di grandi presentazioni. Ture Most, chiaramente il nome d'arte, Salvo Mostaccio, che è un giarrese, classe 1990. E nasce sotto le influenze musicali del padre Frank Mostaccio, che praticamente fa sì che tu possa respirare musica fin dalla più tenera età. Il padre quotidiano. Esatto. E poi hai frequentato comunque un percorso di studi lontano, diciamo, dalla musica, ecco, hai fatto scienze motorie e poi dal 2018 sei ritornato con più assiduità a coltivare i tuoi progetti musicali, di cui parleremo fra poco, perché con Sandy iniziamo a parlare a pochi giorni dal Festival di Sanremo, dall'edizione numero 70 appunto del Festival di Sanremo. Parliamo di quelle che sono le chicche di questo festival.
Beh sì, siamo alla 70ª edizione, manca davvero pochissimo e il conduttore Amadeus, nonché direttore artistico, non si è fatto mancare nulla. E, da un certo punto di vista sembra come un bambino a Disneyland che cerca di realizzare tutti i suoi sogni. E noteremo come ci saranno presenze importanti sia tra i cantanti, sia tra gli ospiti fissi, ma anche tra gli ospiti nazionali e internazionali. E, Amadeus sicuramente arriva a fare il conduttore dopo una lunga gavetta, una carriera piena di successi sia radiofonici che in TV e approda quindi al Festival di Sanremo come se fosse un premio, come se fosse veramente l'apice della sua carriera. Infatti dichiarazione appunto dello stesso Amadeus è quella di aver pensato di voler fare un festival che potesse stupire. E lo sta facendo mettendo in campo soprattutto tanti artisti, tanti compagni di viaggio. In primis c'è una forte presenza, una massiccia presenza femminile. Saranno 10 le donne che lo affiancheranno durante le 5 giornate del festival. Parliamo insomma di queste donne. Abbiamo notato come queste 10 donne sono 10 personalità completamente diverse tra di loro. Abbiamo ad esempio Diletta Leotta, della quale possiamo dire che il 2020 sarà decisamente il suo anno, e il Festival di Sanremo un po' celebra questo anno fortunato. Ma abbiamo anche la giornalista Emma D'Aquino, che è il volto più famoso del TG1, ma abbiamo anche Rula Gebreal, che è stata ampiamente contestata, ma che Amadeus ha voluto fortemente proprio per la sua funzione di riuscire a parlare delle donne, ma abbiamo anche volti noti e amatissimi dal pubblico nazional popolare, ovvero Mara Venieri e Antonella Clerici, le quali non si sono sottratte all'invito da parte di Amadeus. Sicuramente c'è una forte componente femminile, non ci è ancora dato sapere che funzione avranno queste donne, sicuramente ognuna affascinante per le loro capacità e avvenenti per le loro qualità sicuramente estetiche, ma non è ancora dato sapere che ruolo avranno e se saranno considerate delle vallette, delle co-conduttrici, se avranno dei propri spazi riservati. È tutto molto top secret. Possiamo avere invece un parere un cantautore anche sulla presenza di queste donne che affiancheranno Amadeus? Ma diciamo che comunque suscita tanta curiosità, appunto, come sottolineando quello che ha detto Sandy, capire un po' quali saranno i ruoli, no? Perché provengono da variegate parti di show, no? Chi è passato al calcio magari, chi dal giornalismo, quindi diciamo vengono da diversi campi e sarà carino vedere come verranno inserite nel contesto musicale, che poi come sappiamo Sanremo è qualcosa che parte dalla musica, ma poi, come le scorse due edizioni, va a sfociare molto nel sociale, per cui bisogna vedere come verranno inserite, visto che comunque anche ci sono state diverse critiche recenti, no? Sull'utilizzo anche dell'immagine della donna in TV, per cui è curioso, ecco, vedere come verranno affrontate. Sandy, parliamo degli ospiti, ce ne saranno 3 fissi. Fiorello, Benigni e Tiziano Ferro. Sì. Fiorello, ha detto Amadeus, è stata la prima persona che ha pensato di chiamare, era stata una promessa di 35 anni fa. Sì, decisamente sì, perché credo che l'elemento che riesce ad unire il tutto in questo Festival di Sanremo sia la profonda amicizia che vi è tra il conduttore Amadeus e molti degli ospiti che ci saranno. Ciò ha fatto sì che Fiorello sarà uno degli ospiti presenti al Festival di Sanremo, ma proprio per questo rapporto di amicizia notiamo come non solo ci sarà Fiorello, ma ci sarà anche Roberto Benigni e anche Tiziano Ferro, che sarà l'ospite fisso per tutte e 5 le serate. Ciò ovviamente è una
una esperienza più unica che rara, possiamo dire, perché questi tre personaggi molto importanti a livello nazional popolare per il loro talento e per i successi che hanno raccolto in tutta la loro carriera, eccezionalmente saranno presenti tutti e tre in una stessa manifestazione. Non si concedono così subito a chiunque, quindi significa che Amadeus non solo nel tempo è riuscito a creare dei rapporti solidi di amicizia, ma che veramente ha saputo dialogare, ha saputo usare le armi vincenti per farli avvenire. Sono comunque tre personalità forti che possono rischiare di offuscare forse anche la presenza del conduttore. Beh sì, ma infatti anche qui per Amadeus è già stata una prova fare il direttore artistico, e sarà altrettanto una prova dimostrare di essere capace di riuscire a solcare per tutte e cinque le serate quel palcoscenico che sicuramente per molti che fanno i conduttori da una vita, come Carlo Conti, come Simona Ventura, Antonella Clerici, è stato importante e sarà importante anche per lui. È il punto più alto della sua carriera, ma potrebbe anche essere la fine, quindi tutto dovrà giocarsela. Fra gli ospiti ci sono diversi punti interrogativi, ancora molti non sono stati definiti. Addirittura si parlava che ci fossero delle trattative in corso per portare Meghan Markle al festival. Non si sa se con il principe Harry. Beh, dato che ora hanno salutato la regina Elisabetta e hanno detto addio al loro titolo nobiliare, tutto fa gol e tutto fa cash, quindi è possibile che Meghan Markle e Harry possano esserci. Mai dire mai. Quello che Amadeus ci ha insegnato in queste settimane, in questi mesi di preparazione al Festival di Sanremo, è che nelle mani di Amadeus tutto è possibile. E invece tra gli ospiti dell'ultima serata potrebbero esserci Ultimo e Zucchero. Beh, sarebbe molto interessante, perché ovviamente Zucchero fa parte della storia della musica italiana, ha presentato un nuovo progetto discografico di recente e non ha intenzione di mollare, tra l'altro un progetto discografico pregevole. Poi Ultimo, che come ricordiamo ha destato molto scalpore l'anno scorso per la diatriba, perché si aspettava di vincere la rissa con i giornalisti, però ciò che c'è da dire è che in realtà Ultimo ad oggi rappresenta il futuro, come anche ha detto Amadeus, e quindi averlo lì, nonostante le chiacchiere, nonostante non sia un personaggio amato, sarà interessante. Beh, io però voglio porre anche, fare un po' il diavolo in questo caso, e dire: perché Ultimo sì e Mahmood no? La butto lì, perché effettivamente Mahmood è arrivato prima, è stata la grande rivelazione della musica italiana l'anno scorso. Prima del 2019 Mahmood non era nessuno, e invece ora parliamo solo di Ultimo, se Ultimo ci sarà, se Ultimo non ci sarà, se ha accettato o non ha accettato. Ma non ci sarà un po' troppo in questo festival? Infatti si rischia appunto di fare l'alba, perché già con gli elementi di cui abbiamo parlato, le 10 donne che sicuramente si alterneranno sul palco e si alterneranno anche nel corso delle 5 serate, ma anche la presenza di cotanti ospiti, in più non abbiamo parlato degli ospiti musicali nazionali o internazionali che ci saranno, 24 big, le nuove proposte, un nuovo regolamento in atto. Beh, Amadeus sul palco avrà un gran bel da fare. Noi saremo qui a giudicare il suo operato. Alla fine il festival coinvolge, no? È un evento familiare di aggregazione, saremo lì con il nostro pagellino e daremo i voti a tutti, Amadeus compreso. E tutti questi ospiti, appunto, questi attori in campo potrebbero rischiare di offuscare, diciamo, la protagonista, cioè la musica? Secondo me no, perché comunque ormai diciamo che il festival viene guardato a prescindere dalla musica, secondo me, anzi molti addetti ai lavori non lo guardano molte volte per protesta, essendo un sacco di gente dice no, a me piace la musica, no, non guardo Sanremo, invece trovo che sia un varietà ed è giusto che sì, a tema musicale, ok, però alla fine ne esce comunque protagonista la musica, anzi è proprio una bomba di emozioni e di feed
secondo me, per chi ascolta tanta musica, a prescindere dai gusti. Anche perché quest'anno è ricchissimo anche musicalmente, così come l'anno scorso, per cui ci sta. Per cui, insomma, non ci sarà questo rischio, secondo te. Andiamo a parlare dei cantanti in gara, che saranno 24. Sandy, possiamo fare un commento, insomma, sulla scelta di questi cantanti? Vi è davvero di tutto, tutti i generi, ma soprattutto vengono rappresentate tutte le generazioni che ascoltano musica. Abbiamo la Rita Pavone, che è stata annunciata il 6 gennaio insieme alla Tosca, ma abbiamo anche cantanti che vengono seguiti dai più giovani: Achille Lauro, Junior Calli, Ricky, non solo, ma anche i protagonisti dell'ultima edizione di Amici, come Giordano Angio, Alberto Urso, per non parlare di Elodie, o ancora anche i Pinguini Tattici Nucleari, che saranno una vera e propria scoperta per il pubblico nazional popolare. Sono già conosciuti, però non hanno ancora conquistato il vero successo italiano che meritano. Ci saranno però anche volti meno già conosciuti, che hanno una loro carriera. Penso a Michele Zarrillo, a Marco Masini. Veramente molta varietà, e quindi c'è da capire qual è il filo conduttore che ha spinto Amadeus a scegliere tutti questi protagonisti. Ci sarà un'ampia varietà musicale, come dimostrano tutti i protagonisti, che tra l'altro vengono anche da situazioni diverse: chi viene dai talent, chi è riuscito a sfondare da solo, chi ha un'ampia carriera e cerca di riproporre il proprio progetto discografico ancora una volta sul palco di Sanremo per rilanciarsi. C'è di tutto. Vogliamo fare così, proprio a cuore, diciamo, un pronostico, la tua, diciamo, personale, il tuo podio, ecco. Dici proprio bene, a cuore, in base anche agli ascolti e a chi prediligo. Io ho delle buone vibrazioni per Levante, che tra l'altro, un piccolo gossip, si trova lì in versione da singolo, ha avuto una relazione con Diodato, quindi ora non stanno più insieme. Sarà anche interessante che ci sarà anche lui presente, sì, e sarà anche interessante notare come riusciranno a raccontare, o come racconteranno, questo rapporto, se sono rimasti amici oppure sono lontani definitivamente. Quindi io apprezzo tanto Levante, conto molto sulla sua canzone. Mi piace molto Enrico Nigiotti, che porta una canzone romantica che si intitola Baciami Adesso. Tifo tantissimo per i Pinguini Tattici Nucleari, perché sono la novità dell'anno e spero che possano piacere al pubblico. Amo tanto anche Giordana Angi. Io incrocio le dita per loro, tifo per loro, sì. E chiedo anche a Tore Most il suo podio. Il mio podio, quelli che spero vincano, uno tra questi tre: Achille Lauro, Rancore e Levante, perché sono quelli che mi piacciono di più, e quindi in bocca al lupo allora. Bene, allora restiamo proprio su Tore Most e parliamo invece della tua musica. Tore Most nasce dal rap, le canzoni sono caratterizzate anche da componenti melodiche e dialettali che diciamo qualificano il genere musicale come indie rap. Prima di continuare sentiamo diciamo l'ultimo singolo, sì. Camorria. I picci ridi cangiano, sti tempi che non cangiano, a notti San Lorenzo sti da mare, io che non saccio chi c'è a domandare. Sti scappi che si spaddono, e tutti che mi vadono, mi sta apparendo a notti di Natale, io che sogno l'unico senza reale. In
queste strade sai rivedo me da piccolo. E giuro non ricordo come ho preso questo vicolo. Sono il mio nemico, sì, ma sono anche il mio idolo. Mentre scrivo solo un altro pezzo senza titolo. E giro solo quando è buio, pesto. Per favore mamma stai tranquilla, torno presto. Una sigaretta fatta male sull'orecchio. Un vecchio sorride zitto dietro lo specchio. E siamo tutti sotto stesso cielo, lampe, una fotografia. Ognuno caso sigaretto, ognuno caso cruci, ognuno caso camorria. E con in mano un mazzo di promesse che non manterremo mai. Sorrido sotto l'acquazzone perché quando piove, baby, we don't cry. Due atti s'assicutono, finesce che nascudono. E viro un marichino di lambare e penso, sa che sta facendo mo un bare. In anni che passivano, i luci che fassivano, a certi non ci smettono di cantare. Io che non mi levo vizio di gambare. Una lapa che cagoccioli, una vasca che negozzoli. A mezzi usci di sta piscaria, no, non già rinesce non pensare a Dio. E questa pioggia gentile che scende molesta, diluisce tutto quello che resta. I gatti motto si spiegaro de mura, un tratto la tempesta non fa più paura. E siamo tutti sotto stesso cielo, lampe, una fotografia. Ognuno caso sigaretto, ognuno caso croce, ognuno caso camorria. E con in mano un mazzo di promesse che non manterremo mai. Sorrido sotto l'acquazzone perché quando piove, baby, we don't cry. Questo era Camorria, il videoclip firmato da Graziano Piazza, videoclip che è uscito ai primi di novembre dell'ultimo singolo. Parliamo appunto del tema, dei temi che troviamo in Camorria e che poi ritroviamo in altri tuoi testi. Sì, allora, Camorria è l'ultimo singolo appunto, come hai detto. È un po' in questo brano troviamo molti dei contenuti frequenti delle mie canzoni. Mi piace trattare della territorialità, mi piace trattare della nostra quotidianità, vissuta appunto in maniera molto, molto mediterranea, nello stesso tempo molto decentrata, no? dalla città, molto paesana, però da dove respiriamo anche le piccole cose, i piccoli odori, sapori anche, no? Molti mi hanno definito sinestetico da questo punto di vista, richiamare dei sensi tramite l'ascolto, e questa è una cosa che mi piace tanto e mi piace curarla nei miei brani. Per quanto riguarda Camorria, fa parte dell'album nuovo che è in lavorazione, spero di farlo uscire presto, spero di annunciarlo prima di tutto al più presto e farlo uscire entro l'estate, come fu con Nostalgia l'anno scorso, album che è andato abbastanza bene. In 6 mesi abbiamo fatto 100.000 stream su Spotify, oltre che su YouTube è andato abbastanza bene, come testimoniano anche i concerti qua in zona. E, no, sono molto, molto soddisfatto di quello che sto facendo, anche perché quando provi a portare una tua passione, provi a portare qualcosa che nasce da te e vedi come è apprezzato, ti dà davvero tanta soddisfazione. Fermo restando che faccio uscire quello che apprezzo io principalmente, no? Una cosa prima di tutto deve piacere a me e poi dopodiché la lancio e vedo che piace con sorpresa. Allora, la sorpresa, diciamo, l'entusiasmo quasi da bambino, cioè sono veramente molto contento di quello che mi sta succedendo e me lo godo. E a proposito del consenso, del vasto consenso che riesci, diciamo, a catturare, sì. Sono rimasta impressionata anche quest'estate girando per Torre quando
hai fatto un concerto a Palazzo Vigo? Sì, Ferramost. Sì, bellissimo. Mi pare fosse quello, ma anche in altre occasioni, cioè anche dei concerti organizzati, possiamo dire in serata, ecco, lo stesso giorno. Ti ho beccato fare un concerto sul Molo, mi trovavo lì per caso, cioè forse questa semplicità in qualche modo a rapire la gente, e peraltro ho notato una vasta schiera di fan che conoscono a memoria tutti i testi delle tue canzoni. Sì, è bellissimo questa spontaneità che nasce appunto dal mio essere così. Per cui abbiamo fatto un bellissimo evento, quello di Ferramost. Sì, è stata la notte di Ferragosto, la sera del 15, abbiamo cantato dall'arco di Palazzo Vigo, c'era davvero un fiume di gente, abbiamo fatto una versione acustica dell'album di Nostalgia, più qualche pezzo dell'album nuovo. Sì, è bellissimo vedere tutta quella gente che canta i miei ritornelli, che magari io li scrivo a letto, non riuscendo a dormire, e poi li trasformo in qualcosa che diventa di tutti ormai, no? Una canzone la faccio io, ma dal momento in cui esce non è più mia, diventa di tutti. E quindi è bellissimo questa cosa. Questo è il vero, il successo con la S maiuscola per quanto mi riguarda, arrivare nelle orecchie e nel cuore della gente, che si sente rappresentata, anche chi vive qui si sente rappresentato, chi vive fuori mi ascolta per sentirsi a casa, ed è una cosa che mi fa stare molto bene, un bellissimo feedback. E ritornando al videoclip di Camurria, è molto bella la scena finale in cui si capisce il legame che si ha col territorio, da quella luce, diciamo, che ti lega al ficus di Palazzo Vigo. E forse quella scena appunto racchiude questo legame profondo. Sì, diciamo che quella è la scena che un po' va a riassumere tutto il mio legame tra me e il territorio, che viene appunto consacrato con la musica. Vediamo quel cordone ombelicale che mi lega all'albero, che sono appunto le radici, no? Il territorio, di quel colore, diciamo, azzurrino, blu, che comunque viene anche, lo ritroviamo anche in tutti gli effetti speciali che troviamo nel video, come per esempio quando c'è la pioggia, quando ci sono i lampi, perché sono le cosiddette immagini, no? Che creo. E sono fatte della stessa sostanza del cordone ombelicale, ovvero quel legame tra me e le mie radici, che appunto è reso così forte dalla musica, o meglio, mi permette di esprimerlo. E nel video troviamo anche la presenza di persone anche del luogo, perché quando hai fatto il videoclip Sì, ho fatto una piccola adunata. Ho fatto prima un gioco, una specie di caccia al tesoro, ho nascosto dei bigliettini per Torre Archidafi, perché come ti ho detto prima sono giarrese di nascita, però ho sempre vissuto a Torre Archidafi. Ho nascosto dei bigliettini con degli indizi per scoprire il titolo di Camurria, e poi avevo promesso che, ho detto, quando qualcuno scopre il titolo, io faccio uscire il titolo, diciamo, lo rendo appunto pubblico e annuncio la donata. Per fare appunto queste riprese mi serviva un bel po' di pubblico e la gente non ha deluso le mie aspettative. Allora, la nostra esperta di musica ha qualche domanda da fare? Volevo più che altro dire che quello che piace della musica di Ture Most, per chi lo ascolta la prima volta, è il connubio tra tanti elementi che poi parlano di lui. La sicilianità, i luoghi che lui vive con gli amici o che sono pieni di ricordi. In Camurria, ad esempio, al centro c'è Torre Archidafi ed è molto bello il connubio, è molto bello il fatto di riuscire a unire la passione per la musica, la bellezza del territorio e riuscire anche a renderlo fruibile poi su YouTube, su Spotify o su altri canali di piattaforme streaming. Credo che Ture Most sia una risorsa locale molto interessante, perché c'è talento, c'è voglia di fare ed è un ragazzo che vuole portare il meglio di sé, sono le sue canzoni.
l'ultimo album è sicuramente un progetto lodevole, ma anche canzoni come Nella folla lo rappresentano appieno, quindi ben venga. E non è detto che non potremmo ritrovarlo fra qualche anno al Festival di Sanremo. Quindi è un augurio che speriamo possa essere profetico. Hai nominato Nella folla e a tal proposito sentiamone uno spezzone. Nella folla di stasera mi nasconde, una festa di paese ma pare il centro del mondo. E tu dici che sei brutta, un poco trascurata, ma per me resti la miss di questa serata. E il vermiglio delle guance sfonda quel muro di cipria. Il tuo ex che ci guarda penso che muore d'invidia. E vabbè, dimmi che ci colpo se ti sei presa me. Dimmi che ci colpo se nella folla ho scelto te. Torrone. E questa folla ha scelto noi per nutrirsi. Ci mescola tra facce buffe e volti tristi. Tu resta con me che oggi non ci siamo visti. Il re e la regina ci hanno due cose da dirsi. E il mendicante arabo nasconde in bocca un aribo. Ma basta che fa un movimento strano, scoppia il panico. Ha capito che pure se sale è sempre sud, ma se torna indietro a casa non ci torna più. E passo dopo passo, nonna dopo passo, nonna non ci sei più, per stavolta passo. Questo era un frammento di Nella folla, un pezzo tratto dall'album Mostalgia del 2019. E, questo video in particolare, questo videoclip, è stato fatto durante un viaggio. Sì, sì, sì. È molto cheap, no? Low budget, come si suol dire. Abbiamo fatto delle riprese, proprio tra la folla, riprese di viaggio, proprio quotidianità. Ho visto il pesce, io che mangio il pesce, la ringa di mattina in Olanda. Abbiamo fatto un viaggetto in Olanda, siamo andati a trovare il nostro chitarrista, che è anche co-producer. E da lì abbiamo avuto l'idea di riprendere alcune scene del viaggio e montarle con questo effetto VHS un po' anni 90, no? È venuto abbastanza carino, apprezzato proprio perché è spontaneo. E così abbiamo anche l'occasione di ricordare chi lavora con te. Sì, dietro il progetto Ture Most ci sono R Most, che è mio fratello, Roberto Mostaccio, mio producer, si occupa principalmente delle basi e della co-direzione artistica insieme a me. Poi abbiamo sempre all'interno della produzione Valerio Brunetto, che è il mio chitarrista di fiducia, ma oltre a essere un chitarrista sa suonare anche diversi strumenti, anche a tasti, e quindi ha partecipato alla creazione di diversi strumentali, oltre alla chitarra. La chitarra di Camurria è sua, la chitarra di Galatina è sua, la chitarra di Nella Folla è sua, quindi. E questo, diciamo, per quanto riguarda la parte artistica. Per quanto riguarda la parte tecnica, ci affidiamo a Ricky Marano, che è il mio fonico, da palco, da studio, diciamo, è il mio uomo tecnico, no? Perché quando c'è tanto di artistico c'è da essere anche una buona porzione tecnica per realizzare, ecco, quello che ho in testa, lui lo rende reale. Ecco, e quindi sì, siamo un bel team. Ok, dall'uscita ad oggi gli stream sono stati tanti. Voglio, perché sono numeri davvero alti, considerando che comunque siamo autoprodotti, non abbiamo ancora un vero e proprio management, per cui realizzare con un album 100.000 in 6 mesi è una cosa, sono dei numeri buoni. Poi comunque ci muoviamo sempre in maniera molto genuina, noi mettiamo il video, lo carichiamo e la gente lo condivide e se lo sbrana letteralmente, lo condivide, lo fa vedere alla gente. È bello, bello, davvero. C'è un bel passaparola. Torniamo a Sanremo e a proposito di giovani, giovani promesse, parliamo delle nuove proposte sanremesi.
Sì, quest'anno devo dire che la scelta fatta da Amadeus conferma che vi è linfa, che la musica italiana è viva più che mai. I ragazzi che hanno presentato i loro brani, che già sono conosciuti perché hanno seguito un filone a parte rispetto ai big, hanno dimostrato di portare un progetto discografico ambizioso e molto interessante. Tra coloro che si sono presentati io i miei quattro, li chiamo così, i miei quattro moschettieri: Leo Gassman, nonché figlio d'arte, figlio di Alessandro Gassman, il nipote del celebre attore Vittorio Gassman, il quale ha una bellissima canzone che è Vai bene così, che lui ha scritto dopo non essere riuscito a vincere ad X Factor nella scorsa edizione, non questa ma quella dell'anno scorso. Poi abbiamo Fasma, che ha una canzone al titolo Per sentirmi vivo, bellissima, parla di una storia d'amore finita. Ci sono anche una giovanissima Tecla Insolia, una canzone sulla forza e il coraggio, e poi c'è un ragazzo molto carino dalla voce dolce che canta una canzone nel bene o nel male, che si chiama Matteo Faustini, e questi ragazzi dimostrano come la musica italiana riesce a rigenerarsi. Sono bei testi, sono belle melodie e soprattutto fanno generi diversi ognuno di loro. Non solo, ma c'è anche da dire che tra questi quattro c'è anche un outsider. Ci faranno tantissimo ballare, non solo al Festival di Sanremo ma anche dopo, e parlo degli Eugenio in Via di Gioia. Con la loro Tsunami riusciranno a portare un po' di allegria, come un po' tutta la loro musica, non senza però lanciare un messaggio, perché la musica degli Eugenio in Via di Gioia è proprio fatta così. Torniamo invece agli ospiti. Sì. Gli ospiti, parliamo degli ospiti musicali, quali sono magari quelli più che si prestano anche più facilmente a delle critiche. Amadeus appunto ha fatto come il bambino che si trova a Disneyland, quindi avremo gli ospiti internazionali come Dua Lipa e Luis Capaldi. Solo per accennare un po' a chi ci sta seguendo che cosa significa avere Dua Lipa e Luis Capaldi al Festival di Sanremo. Dua Lipa, bellissima, ma amata dalle giovanissime, e la sua musica arriva direttamente alla folla e trascina ed è coinvolgente. E poi avremo Luis Capaldi, che è una delle rivelazioni del 2019 a livello mondiale, insieme a Billie Eilish. Questo ragazzo è di origini britanniche, se non mi sbaglio, ha fatto un primo CD, ha una voce, ha soli 20 anni ed ha una voce e un'estensione vocale incredibile, è bravissimo, è affabile ed è anche tanto simpatico. Per chi riesce a seguirlo su Instagram noterà come appunto ha tutti i suoi 20 anni, ha le sembianze di un giovane di 20 anni, però con la voce di un uomo talentuoso e che farà strada. Ne sentiremo parlare spesso. E quindi, insomma, in conclusione, cioè Amadeus si è preso anche molti rischi. Moltissimi, moltissimi per essere la prima volta. Ce la farà, non ce la farà? Queste sono domande che scopriremo solo alla fine di questo festival. Certo è che è ambizioso Amadeus, non lo credevamo, non lo immaginavamo, ma è ambizioso e vedremo chi la spunterà. Noi però siamo sempre a favore della musica, giusto Rita? Certo, ovviamente. E tornando invece a, sempre restando appunto sulla musica, torniamo alla musica di Touré Most. E nella tua musica, cioè la tua musica è apprezzata soprattutto dai giovanissimi. Sì. In virtù di ciò hai tenuto anche dei laboratori nelle scuole. Sì, sì, mi è capitato di girare per le scuole, una specie di piccolo tour scolastico, se vogliamo. Ho presenziato alla scuola di Santa Venerina, sono stato invitato dalla preside, che è da Maria Angela Garaffo, che saluto. Mi ha invitato a parlare appunto di quello che faccio, dei miei brani, dell'utilizzo del dialetto, anche proprio in ottica culturale, visto che comunque c'è anche
un po' l'esplosione della musica neomelodica e quindi l'utilizzo di altri dialetti, un po' per salvaguardare il nostro. E sono andato lì con molto piacere, mi sono interfacciato con i ragazzini delle scuole medie e mi è piaciuto appunto vedere la semplicità di come riescono ad apprendere e leggere i miei testi talvolta alla stessa maniera, con le stesse sensazioni che avevo io quando li ho scritti. Ho fatto fare ad esempio un esperimento, ho fatto sentire alcune delle mie canzoni ricche di immagini come Renault 5 o Tequila e Favolaggi, che sono i tormentoni dell'estate 2019, e gli ho detto: ragazzi, chiudete gli occhi, che qua videoclip a causa anche del budget non ne abbiamo, e immaginateli voi. O questi ragazzini mi dicevano, cito ad esempio testualmente, ciao Rimulinciano i fritti, dicono, non è ritornello di Tequila e Bavolaggi, e i ragazzini dicevano, ah, io qui ho visto mia nonna che mi porta, nella mia testa ho visto mia nonna che mi porta il piatto con le melanzane fritte, cioè io ho pensato a mia nonna quando l'ho fatto, no? Per cui mi è piaciuto questo tornare bimbo in qualche modo. Poi anche l'esperienza al liceo classico, recente, poi sarò ospite anche al liceo scientifico di Giarre, la mia ex scuola, quindi diverse esperienze positive con i ragazzi. Ed è un modo anche di valorizzare diciamo la lingua siciliana, no? Certo. Che in passato magari in qualche modo considerata, come sì, dire... C'è quella spinta nazionale che tende sempre a portare in auge la lingua principale, a scapito anche dei dialetti, ma ormai i dialetti vengono riconosciuti anche come delle vere e proprie lingue, per cui è cultura, vanno conservate, anche perché il dialetto che abbiamo a Giarre riposto è diverso da quello che c'è a Catania, è diverso da quello che c'è nei paesini del Messinese, riusciamo a capirlo, ma non è uguale. Ma poi non dimentichiamoci neppure che il padre del commissario Montalbano ha scritto in siciliano i suoi libri, parlo di Andrea, esatto, Camilleri, è giusto anche doveroso ricordarlo, dato che Ture Mosto scrive e canta in siciliano e Andrea Camilleri ha basato la sua attività di scrittore prevalentemente sullo scrivere in siciliano e raccontare di Vigata, un commissario ambientato in Sicilia, esatto, quindi questo non può essere altro che un portafortuna per te. Speriamo. Io invece volevo chiedere, se possibile, Rita, certo, da cosa trae lui ispirazione e qual è il processo di scrittura? Come ti approcci alla suggestione, alla sensazione che hai? Ma quello che mi ispira è appunto, come ho detto prima, la quotidianità, perché io vedo qualcosa e mi resta impresso, sento un rumore, il rumore delle onde mi resta impresso, sento un odore mi resta impresso e cerco di dargli un'immagine che magari poi per ognuno di noi significa qualcosa. Trovare sempre qualcosa in cui è facile riconoscersi in qualche modo. E i processi di scrittura sono questi. Io mi viene un'idea, me la scrivo, una volta avrei detto nel blocco notes, adesso la scrivo nel telefono. Dico, poi la elaboro, quando mi trovo a scrivere, nel frattempo mio fratello mi confeziona la base che è più nel mood, o molte volte nasce insieme, cioè dipende, non c'è una vera e propria strategia standard, e poi da lì scrivo e metto in metrica, però molte volte sì, mi vengono le immagini, le rime, le idee, e dico, questa cosa la voglio mettere in un brano, questa cosa la voglio sentire cantata da 1000-2000 persone al prossimo concerto in piazza o nelle piazze, speriamo. E poi ciò che noto pure dalle tue canzoni sentendo è che spesso i cantanti cantano d'amore verso una donna, tu canti invece di un sentimento verso la tua terra, perché appunto parli di onde del mare o... Anche se c'è l'amore. Io canto di amore in tutte le sue forme, per la terra, per le persone, per la famiglia, amore in termini proprio schiettamente sentimentale, per cui mi capita di affrontare l'amore è un motore della mia scrittura, okay, in tutte le sue forme, anche nelle forme, diciamo, penso che anche le varie forme di disprezzo in qualche modo, anche se ancora nei miei lavori che sono usciti non ce ne sono finora tutti positivi, ho intenzione di portare avanti sempre una musica molto positiva, ma penso che qualunque sentimento forte comunque nel bene o nel male nasca sempre da forme di amore.
portate in rima, per cui sì. Sentiamo un ultimo spezzone del primo singolo invece del giugno 2018, La luna sul canneto. Mezzaluna, mezzanotte, chiuriti tutti i botti, distesi sui pensieri mentre cercano conotti, ma fuoco a mezzo scuro sai si vedi bello fotti, che il cuore chiede al corpo più favore mi ci botti, e s'aprono degli occhi, forse mi stati chiusi, l'amore farà male, no, la saputtusi, ma prima tieni futti, ora ne esci dei cupetti, ancora un'altra notte ca ti vesti di rubetti, e curri, prima che ghionna curri, che non si parla da un gioca di sto succhio da turri, tutti che l'hanno visto ma nessuno che ha osservato, lo sguardo del paesano follemente innamorato che ad ogni luna si nasconde tra canneto e libertà per ritrovare nella giungla la sua duplice metà. Un iscatore in dappo poppo un scoglio, a mamma preoccupata cerca suo figlio, carabinieri alla ricerca lo sughio, da sto canneto pare che non c'è nudo. Questa era La luna sul canneto, il singolo del 2018 che poi ha fatto da apripista a Mostalgia e in qualche modo a tutta l'ispirazione artistica che poi non si è più fermata da quel momento. E questa canzone in particolare è interessante perché parla anche di una leggenda di Torre Archirafi. Sì. Sì, diciamo che da qui è iniziato tutto. Il danno, perché con La luna sul canneto ho messo per la prima volta in atto questo modo di scrivere, di cui parlavamo prima, questo servirsi delle immagini, dei concetti quotidiani. Infatti troviamo nel ritornello un pescatore in dappo punto scoglio, la mamma che cerca il figlio, che in italiano suona quasi male. Sì. Sì, in questo, diciamo che con questo brano è partito tutto. E ho iniziato a vedere, a sentire, diciamo, quello che è il fare musica come un'esigenza di esprimere qualcosa. E questa leggenda è stata molto apprezzata innanzitutto perché da queste parti ha un po' scardinato il pregiudizio che il rap, perché comunque anche se è una forma, come abbiamo detto prima, più melodica del rap, ma comunque nasce dal rap, il rap può avere dei messaggi culturalmente collocati, può avere dei messaggi che vanno ad affondare le radici proprio nelle leggende, nelle nostre storie, da generazione a generazione. Il Sughio, sappiamo, per chi non lo sa, ormai comunque in zona, grazie anche al mio brano e grazie anche agli scritti di Giuseppe Castorina, che si sono rivelati veramente fondamentali per disegnare nel mio immaginario quello che volevo intendere, più le voci di paese, che comunque si sa, comunque tra uno sente una cosa da una persona, una cosa da un'altra, le voci si sa come girano velocemente, anche delle cose che non succedono, però è il bello delle leggende, e mi hanno portato a scrivere questo brano, unendo l'immaginario collettivo con l'immaginario proprio della nicchia, del paesino. E cos'era il Sughio? Il Sughio nell'immaginario collettivo è un mostro con una forma sconosciuta, perché chi lo colloca come rettile, chi come umanoide, chi come una sorta di scimmia. Comunque in realtà nella mia canzone ho dato la forma di due amanti che semplicemente emettevano versi e smuovevano il canneto in maniera non mostruosa, ecco, però diciamo, ecco, che comunque il senso della canzone era quello della paura del diverso, dell'inaccettabile, dell'inaccettato anche. E quindi sempre anche un messaggio dietro, dietro il testo c'è sempre poi un secondo significato. Sì, sì, più livelli di lettura, anche tre. Anche in realtà, sì, sì. Anche tre. E quindi...
E il videoclip è un cartone, e sì, anche questo ambientato fra le vanedde di Torre Archirafi. Esattamente. Che poi ritornano anche in altri brani. Sì, quasi sempre. Quasi sempre. È innamorato delle mie vanedde. Bene, senti, se vogliamo fare un'ultima domanda prima di chiudere. Beh, io chiederei... Osservazione. Beh, chiederei a Ture Mosto se potesse sognare in grande, trovi la lampada di Aladino che diventa la lampada di Ture Mosto, c'è il genio ti dice tre desideri da esaudire a livello professionale, non ti chiedo a livello personale, quali sono i tuoi tre desideri? I miei tre desideri? Allora, intanto mi metto al sicuro, il primo di trovare la forza di prendere la specialistica, perché mi piacerebbe insegnare scienze motorie, quindi quello per il sicuro. Gli altri due me li giocherei sicuramente sulla musica, però chiederei di farmi la gavetta ad armi pari, senza diciamo scavalcare, ad armi pari, e mi giocherei questi due desideri così, faccio un desiderio grosso, bello, che fa per due. E provare ad arrivare dove posso, vedere dove, anche una sfida, vedere dove può arrivare la mia musica. Non credo, quando mi dicono che il dialetto può fare in qualche modo da limite, perché comunque ascoltiamo musica inglese e tante volte non è bellissima, è sicuramente molto bella, però non tutti hanno, non tanto la scolarizzazione, perché ormai l'inglese lo fanno dall'asilo, ma l'immediatezza di traduzione, del no? Testo, cioè. Non è che subito ascoltiamo una canzone e capiamo di che cosa sta parlando, per cui penso che come vale per l'inglese o per le altre lingue straniere, valga anche per il nostro dialetto. Ci sono tante testimonianze, come per esempio l'elfo è arrivato in tutta Italia parlando di tutti i carusi, tutti i quattieri, proprio con il dialetto catanese, strettamente catanese, però ha sdoganato anche lui il dialetto, e quindi anzi è stato un pioniere sicuramente, e quindi sicuramente ha tracciato delle ottime orme, degli ottimi solchi. Ma poi per rientrare al Festival di Sanremo, a proposito di dialetti, sì, nella scorsa edizione Nino D'Angelo ha cantato in napoletano con Lidio Cori, quindi... Sì. Bene, quindi ricordiamo in chiusura dove possiamo seguirti. Sì, se non volete perdervi le novità sui nuovi lavori, sull'uscita del nuovo disco, quando spero a breve annuncerò il titolo, la data di uscita, non so quando, potete seguirmi sui miei canali social, su Instagram, su Facebook, YouTube, Spotify, insomma, basta che cercate Ture Mosto, è facilissimo. Bene. Bene, allora io ringrazio Sandy Sciuto per essere stata con noi, messo a disposizione la sua esperienza, anzi donato la sua esperienza. Grazie, grazie a te. Ricordiamo che appunto Sandy Sciuto è caporedattore della sezione spettacolo della testata Social App, ma scrive anche per la Sicilia. E grazie al cantautore giarrese, ripostese, possiamo dire di Ionia? Ionia. Di Ionia, della okay, vecchia Ionia, Ture Most. Grazie e non andate via, perché subito dopo andrà in onda Social, la rubrica curata dal giornalista Dario Rondinella e dalla sociologa Marika Mannino. E in questa puntata si parlerà del neuromarketing applicato ai social. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata del Punto. Benvenuti a Social, la rubrica che si occupa di media digitali e di come questi media digitali hanno rivoluzionato le nostre vite, le nostre relazioni, il modo di relazionarci con gli altri, il nostro modo di lavorare, il nostro modo anche di viaggiare e il nostro modo di acquistare. Proprio a questo proposito oggi parliamo di neuromarketing, cioè di come il marketing utilizza le neuroscienze per studi legati
ai bisogni dei consumatori e quindi anche di dispositivi tecnologici usati nel campo della medicina fino ad oggi che vengono utilizzati a scopi di marketing. Partiamo dall'inizio, cioè oggi il mondo della pubblicità è profondamente cambiato, i metodi pubblicitari sono cambiati anche soprattutto per due ordini di fattori. Il primo perché siamo cambiati noi consumatori, siamo diventati molto più esigenti e cerchiamo sempre dei prodotti che possono soddisfare delle esigenze personalizzate, quindi dei prodotti che possono essere proprio al caso nostro. Il secondo motivo è appunto l'avvento dei social media che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Per cui diciamo il neuromarketing si inserisce in questo scenario, le neuroscienze che vengono diciamo utilizzate dalle aziende per capire sostanzialmente quelli che sono i gusti dei consumatori. Ma andiamo nello specifico, quali sono le tecniche di neuromarketing utilizzate per capire che cosa preferiscono i consumatori? Intanto, diciamo, ci sono dei dispositivi che, come dicevo, derivano dalla sfera della medicina. Quindi, per esempio, la risonanza magnetica. La risonanza magnetica viene utilizzata per andare a capire quali aree del cervello vengono attivate nel momento in cui si consuma un prodotto oppure nel momento in cui si vede uno spot pubblicitario. Un altro tipo di tecnica è quella biometrica, quindi che utilizza la biometria e quindi va a misurare quelle che sono la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio, sempre diciamo del consumatore o del potenziale consumatore che viene esposto ad uno stimolo pubblicitario. Una terza tecnica che oggi è molto conosciuta e di cui il web anche diciamo è pieno di immagini è quella del cosiddetto eye tracking, una parola inglese che sostanzialmente vuol dire movimento dell'occhio. Che cosa viene studiato con l'eye tracking? Vengono studiati gli accessi oculari, cioè i movimenti delle nostre pupille nel momento in cui per esempio esploriamo un punto vendita oppure nel momento in cui acquistiamo oppure nel momento in cui andiamo a visionare uno scaffale pieno di prodotti. Attraverso questo eye tracking, quindi l'utilizzo di occhiali che vengono indossati dagli individui che si sottopongono a queste ricerche, si possono appunto monitorare tutti gli spostamenti e quindi tutti gli accessi oculari che avvengono in un determinato lasso di tempo e andare a verificare quali sono i punti che l'occhio va a vedere per primo. Quindi, per esempio, può essere utile per andare a posizionare l'informazione di un prodotto oppure il prodotto stesso. È chiaro che diciamo l'eye tracking non viene utilizzato soltanto per il movimento oculare, ma anche per quello che riguarda la dilatazione o contrazione delle pupille. È stato provato scientificamente, infatti, che esiste una stretta correlazione tra la dilatazione delle pupille e l'interesse verso un prodotto o un'esperienza. Così come al contrario esiste anche la stretta correlazione tra la contrazione delle pupille e il disgusto o la repulsione o comunque un sentimento negativo quando appunto le pupille si contraggono. Quindi per diciamo spiegare più praticamente come funzionano le ricerche di neuromarketing, vi parlerò di una delle prime ricerche che è stata appunto portata avanti nel campo. Siamo nel 1975 e stiamo parlando di due multinazionali del settore delle bevande gassate, nello specifico Pepsi e Coca-Cola. Il committente della ricerca in questo caso era Pepsi.
La ricerca era molto semplice, si basava su un blind test, cioè un test alla cieca. Reclutate un numero di persone ben definito, venne chiesto loro di assaggiare le due bevande, quindi la Coca-Cola e la Pepsi, senza che questi individui sapessero quale fosse l'una e quale fosse l'altra. Il risultato di questa ricerca fu sorprendente perché per gli individui che asserivano di consumare abitualmente Coca-Cola, di fatto nel blind test risultavano preferire la Pepsi. Questa ricerca fu ripresa nel 2003 e vennero applicate le tecniche di neuromarketing, quindi utilizzando la risonanza magnetica, per cui il blind test fu fatto mentre gli individui erano sottoposti a risonanza magnetica e il test si componeva di due momenti. Il primo era quello dell'assaggio della bevanda, in cui si vide che veniva stimolata una parte del cervello, mentre in una seconda parte della ricerca faceva capo invece alla somministrazione di immagini relative al marchio, quindi al prodotto stesso e al marchio. In questa fase qui la risonanza magnetica mostrava che invece venivano coinvolte altre aree del cervello, cioè quelle aree che fanno capo di più, diciamo, alle nostre emozioni. Questo significa che di fatto i nostri consumi non sono dettati tanto dal nostro gusto personale, perché alcune volte ciò che ci piace di più viene soppiantato da quello che invece ci piace di meno, ma con cui abbiamo un rapporto positivo con il marchio. Coca-Cola, per l'appunto, ha sempre investito tantissimo nel marchio, nel prodotto, nella pubblicità, e quindi fa anche capo ai ricordi positivi delle persone. Ma veniamo al mondo del web, quindi come il neuromarketing viene utilizzato nel mondo del web. È chiaro che intanto c'è da dire una cosa fondamentale, che la nostra attenzione, quindi il nostro preferire o meno una pagina web, che sia di informazione o che sia un portale per acquistare dei prodotti o servizi, è fondamentale per la nostra decisione di acquisto. Perché noi decidiamo se navigare su una pagina web, oppure se leggere un post su Facebook piuttosto che un articolo di un blog. Prendiamo questa decisione in un lasso di tempo brevissimo. Questo va a sfatare un po' quella che è la nostra, il nostro luogo comune del fatto che, diciamo, spesso la prima impressione è quello che inganna. Sul web non è così. Noi sul web riusciamo a prendere una decisione nell'arco di 0,05 secondi, cioè meno di un battito di ciglia. In questo brevissimo lasso di tempo noi decidiamo se continuare a navigare su una pagina web, quindi se la pagina web è interessante, e se acquistare sulla pagina stessa. Anche nel mondo degli spot pubblicitari il neuromarketing è molto utile, perché sottoponendo degli individui alla visione di spot pubblicitari con appunto i dispositivi di risonanza magnetica, è possibile far vedere in anteprima gli spot pubblicitari e capire quali sono le parti più interessanti per le persone, quali sono le parti magari più monotone, quelle che non interessano, e andare a preconfezionare uno spot pubblicitario ad hoc. Per ultimo possiamo anche dire che i colori sono fondamentali, così come sono fondamentali nella pubblicità classica, sono fondamentali anche nella comunicazione online. Nell'online sono preferiti di solito il colore rosso, il colore blu e il colore nero. Lo spazio a nostra disposizione è terminato. Io vi auguro una buona continuazione con i programmi di Prima TV. Arrivederci.